Buongiorno amici, benvenuti o bentornati sul mio canale. Come state? Oggi c'è tantissima luce, è una giornata veramente bellissima, c'è un sole meraviglioso. Ultimamente qui ci sono sempre delle bellissime giornate nelle Marche, com'è invece il tempo dalle vostre parti? Oggi ho deciso di passare un pomeriggio insieme a voi, così ci teniamo compagnia a vicenda e vi faccio vedere un po' le cosine che devo fare. Non ricordo se vi ho mai parlato di questa cosa, credo di no, quindi se ve ne ho già parlato sarò ripetitiva. Se invece non ve ne ho parlato, vi farò scoprire una cosa nuova, ma tra le varie cose che devo fare, ho deciso oggi di andare a creare delle buste. Fai da te, così vi faccio vedere anche come le faccio, perché dovete sapere che ogni anno io e Fabio abbiamo iniziato, diciamo, una tradizione di famiglia, tale per cui a dicembre, anche se siamo ancora ad ottobre, però mi è venuto questo flash ieri, a dicembre ci scriviamo una lettera. Lui ne scrive una a me, io ne scrivo una a lui e la mettiamo dentro la cosiddetta scatola del tempo, che magari ve la farò vedere da Natale, e poi non dobbiamo leggerla fino al 31 dicembre dell'anno seguente. Quindi lì sotto il divano da qualche parte c'è appunto la lettera che lui ha scritto a me, quella che io ho scritto a lui, e la leggeremo il 31 dicembre di quest'anno. E poi sempre a dicembre faremo una lettera di riepilogo dell'anno, non lo so, scrivendo all'altro quello che pensiamo, quello che vogliamo dirgli, e la leggiamo appunto il 31 dicembre dell'anno dopo, e avanti così, in modo tale che ognuno di noi, qualunque cosa accada nella vita, avrà sempre una lettera dell'altro da poter leggere. Non so, mi piace molto questa cosa ed è una tradizione che vogliamo portare avanti fino alla fine, insomma. Quindi mi è venuto in mente giusto ieri che non ho mai raccolto queste lettere in un posto ben definito, quindi a livello organizzativo, visto che qui sul mio canale YouTube parliamo prevalentemente di organizzazione, non avevo mai creato un luogo sicuro, diciamo, dove riporre le lettere. Perciò ho pensato oggi, adesso andiamo a prendere i cartoncini, di creare due buste, una per me e una per Fabio, dove andremo poi a collocare ogni anno la lettera che l'uno scriverà all'altra. Ed ecco qui. Sono andata a recuperare dal Malm, sapete che vi ho fatto vedere l'organizzazione di quella cassettiera in un video, tutte le buste, bustine, cartoncini vari, e qui c'è anche qui dietro le buste, questo foglio bianco che è tagliato è la sagoma per appunto creare le buste. Adesso ne faccio una in velocità, è veramente molto semplice da fare, vi serve un cartoncino o un foglio in base a quello che volete, una matita, una forbice per disegnare il contorno e tagliare la busta e poi dello scotch o della colla per attaccare la busta. Allora, quella che ottenete quando avete fatto la sagoma è questa. Adesso la andiamo a tagliare e poi la andiamo a piegare in quattro punti. 1, 2, 3 e 4. Ed eccola qua. Ovviamente, ragazze e ragazzi, sicuramente il colore lilla non richiama molto il Natale, però non avevo altri cartoncini colorati che richiamassero il colore natalizio, quindi non importa. Ci facciamo andare bene il lilla, tanto va bene lo stesso. Ed ecco qui la prima delle due buste, sono veramente semplicissime da fare. Sopra c'è scritto lettere capsula del tempo perché mi piace, non so, quest'idea, questa cosa. Non è grandissima, però non importa, sicuramente ci saranno un bel po' di lettere, magari non lo so, ci saranno 10 lettere, quindi per 10 anni ci saranno delle lettere e poi farò una nuova busta. Adesso ne faccio un'altra di uguale per Fabio e poi basta. Fatto questo invece, ragazze, ho un sacco di cose da stirare, adesso vi faccio vedere un po' di cose da
da stirare e da piegare. Perdonate come sempre la luce, queste sono tutte cose che devo piegare barra stirare e qui altre cose che devo piegare di Fabio e infatti lo faremo dopo. E rimanete connessi su questo video perché dopo, mentre stireremo, vi parlerò anche di un progetto che, se mi seguite su Instagram, già lo sapete, se non mi seguite andate a seguirmi. E invece qui su YouTube, scusate un attimo il cane, dicevo, qui su YouTube non ve ne ho mai parlato, però ho deciso di parlarvene anche qui su YouTube, pertanto se volete sapere di cosa sto parlando restate connessi qui sul mio video ancora per un pochino. Ragazze e ragazzi, ho preso l'asse da stiro, adesso mi metto un po' a piegare le cose e nel frattempo vi svelo e vi racconto un po' di questo progetto e vi spiegherò anche il perché volevo spiegarvelo proprio mentre sto piegando i miei indumenti. Perciò, da dove iniziamo? Questo nuovo progetto innanzitutto è un progetto in ambito lavorativo. Non vi ho mai raccontato la mia storia personale, il lavoro che ho fatto e sì, non entrerò molto nel dettaglio, però in passato ho sempre fatto la segretaria addetta alla contabilità, poi ho lavorato come cameriera, ho lavorato anche come impiegata addetta all'ufficio acquisti e dopodiché mi sono trasferita dal Veneto alle Marche e da lì ho iniziato a cercare un lavoro appunto in quest'ambito. Quando mi sono trasferita mi sono poi però con il tempo resa conto che il livello di industrializzazione qui nelle Marche è completamente diverso da quello a cui io ero abituata in Veneto. In Veneto sono sempre riuscita a trovare lavoro al primo colloquio che ho fatto. Non ho mai fatto più di un colloquio perché gli unici tre lavori che ho avuto sono sempre stata assunta subito. Quindi io partivo un po' da questa mentalità e appunto una volta trasferita qui nelle Marche credevo che le aziende fossero tante quanto il Veneto, non essendo mai uscita diciamo dal Veneto. Invece poi mi sono resa conto con il tempo che non era assolutamente così. Quindi ho iniziato a cercare lavoro, poi è arrivato il Covid e man mano che passava il tempo però non riuscivo a trovare nulla e a quel punto, ancora prima in realtà di trasferirmi nelle Marche, avevo aperto questo canale, il mio canale YouTube. Quando sono però arrivata a vivere nelle Marche, nel mio canale YouTube ho iniziato a parlare di organizzazione. Quindi vi ho iniziato a far vedere come organizzavo la dispensa, come facevo le pulizie, quindi tutta una serie di routine e di cose che interessano prettamente l'ambito domestico, quindi la mia casa. Finché ad un certo punto ho iniziato ad appassionarmi sempre di più a questo mondo, anche se, apro le parentesi, a livello di organizzazione io facevo già tantissime cose da quando lavoravo e in realtà, se vogliamo andare un po' proprio ancora indietro, mia nonna, cioè la mamma di mia mamma, mi aveva insegnato come piegare tutte le borsette della spesa, quindi diciamo che è una cosa che è stata un pochino tramandata, un po' innata, questa cosa dell'organizzazione, che però poi si è concretizzata quando ho iniziato a lavorare come segretaria e molto di più quando ho iniziato a vivere con una casa mia. Quindi cosa succede? Che inizio appunto ad informarmi, imparo come piegare le cose, inizio a capire come magari questa che è una mia passione, quindi quella di organizzare la casa, l'ambiente domestico, potesse diventare un vero e proprio lavoro per aiutare anche gli altri in quella che può essere magari una difficoltà nell'organizzare, nel trovare soluzioni organizzative nelle proprie case. Perciò ho fatto un corso a settembre di quest'anno, se mi seguite su Instagram, come vi dicevo all'inizio, lo sapete già, se invece non mi seguite ve lo sto raccontando ora. Ho fatto un corso che si chiama, un corso base di Organizzare Italia, che è appunto un'azienda che eroga corsi
e ho ricevuto anche la coccarda distintiva, magari ve la metto qui da qualche parte, che fondamentalmente attesta appunto la partecipazione a questo corso base, che mi ha veramente aperto un mondo. Una volta fatto questo corso base, in realtà avevo già iniziato a lavorare in back office, quindi impostando un sito, impostando altri dettagli appunto per avviare questo tipo di professione, qui dietro c'è Buddy che mi fa i grattini, che si chiama Professional Organizer, quindi la professione che andrò a svolgere è una professione da Professional Organizer come libera professionista. Quindi cosa succede ora? Sto aspettando il commercialista che questo lunedì mi dovrebbe dare un riscontro, oggi è venerdì 14 ottobre e appunto lunedì dovrebbe darmi qualche nozione, qualche notizia su alcune cose tecniche, insomma, da commercialisti che devo per forza sbrigare prima di avviare la professione, e dopodiché sarò pronta per entrare in questo mondo. Quello che farò saranno delle consulenze fondamentalmente in casa, per ora penso di concentrarmi appunto nelle case dei clienti, ma se vedo che c'è interesse anche di consulenze online probabilmente amplierò i miei spazi anche in quel senso. E nulla, quindi questo è il progetto di cui vi volevo parlare, poi vi farò sicuramente una presentazione una volta che andrà tutto online. Ho appunto creato anche il mio sito in autonomia e sono molto soddisfatta del risultato. Devo appunto aspettare il commercialista, perché dovete sapere che ci sono una serie di ovviamente regole. In Italia non è che si può aprire un sito così, e quindi a livello tecnico mi deve dire determinati costi, e se riterrò che i costi sono sostenibili allora mi avvierò verso questa professione. Perciò pregate per me che appunto i costi non siano esorbitanti, però non credo, e nulla. E oltre a questo fatemi anche sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate. Poi ripeto, se avete domande magari vi farò un video dedicato dove spiego passo passo cos'è la professione del professional organizer, perché non si tratta semplicemente di piegare una maglietta, ecco, una cosa che racchiude molti più aspetti, e appunto anche nel corso che ho fatto veniva spiegato assolutamente anche questo. E niente, quindi sono contenta di aver condiviso questa cosa con voi. Adesso sono quasi le 6, non sarebbe ora di merenda, ma ho fame e mi mangio una mela, e vi consiglio di provare questa mela di Melinda Sweet Tango, perché l'ho provata ieri per la prima volta e ragazzi è buonissima, è dolcissima, e se non amate particolarmente le mele questa vi piacerà sicuramente, perché è tanto dolce e a me fa impazzire. Io non amo le mele perché non sono mai abbastanza zuccherine, però questa veramente è dolcissima. Nel frattempo mi mancano ancora un po' di cose da piegare e da stirare, però ho fame, quindi adesso appunto mi metto a fare questo, e poi per le 6:30 più o meno io e Buddy andiamo a fare una passeggiatina. Vieni amore, vieni. Ragazze e ragazzi, noi siamo tornati dalla passeggiata, come avete visto ho fatto qualche ripresa. Qui sotto c'è Buddy che sta reclamando il cibo perché adesso ha fame. Lui ogni volta dopo la passeggiata subito vuole mangiare, è super affamato, infatti adesso corro a dargli da mangiare se no si arrabbia. Io spero tantissimo che questo video vi sia piaciuto, vi abbia fatto compagnia. A me ha fatto piacere insomma parlarvi di questa cosa, raccontarvi un pochino di questo tipo di professione, e ripeto, se avete domande me le scrivete qui giù in info box, e vi aspetto prestissimo con un nuovo video. Ciao!